tutto pronto per il calcio d'avvio. Un rapido cenno d'intesa tra il direttore di gara e i suoi collaboratori. È iniziata la sfida. Ad uscire, intanto attenzione, palla in verticale. Palla in verticale, attenzione, con situazione di inferiorità numerica per il Trento, c'è il traversone, palla all'indietro, palla che arriva nell'area, il tiro di Benedetti che mastica la conclusione, palla che viene colpita male e si distende molto bene Cazzaro del Trento alla retrovia, la giocata in verticale di Gatto che prova a pescare al centro la difesa, combina in un pasticcio, forse c'è un tocco con il braccio, ci è sembrato così anche in presa diretta, mentre le palle inattive potrebbero essere una mano dal cielo, calcio d'angolo, si incaricherà della battuta Gatto, lo specialista ai tiri piazzati in casa giallo-blu, la battuta di Gatto molto tesa, non ci arriva per un pelo Santuari, palla ancora in avanti, uscire di Gatto che ha impedito l'uscita del portiere, palla in area di rigore, adesso si gira bene Aliu, il traversone in centro, c'è gol, il vantaggio del Trento con Belcastro, Marco, l'inserimento di Belcastro su una grandissima giocata di Aliu. Sì, l'abbiamo chiamato l'inserimento di Belcastro, in questo caso in zona centrale, in zona da centravanti, bravissimo Aliu a sfruttare tutte le sue qualità fisiche, ha fatto perno sull'avversario, particolarmente ingenuo nel lasciare spazio ad Aliu in quella circostanza. Una giocata in equilibrio precario per Mignatti, il traversone di Mignatti a centrare, c'è il colpo di testa di Benedetti, la sponda di Toniolo per Antenucci, attenzione Antenucci prova a girarsi in area di rigore, c'è un grandissimo intervento difensivo di Brand, la palla in disponibilità di Gatto, palla sopra, ripartenza del Trento, attenzione Aliu entra in area di rigore, Aliu, la palla sul palo lungo, il piattone un po' masticato con Corassaniti che si distende, iniziato il secondo tempo, 45 alla fine, Trento che va a caccia del 17esimo risultato utile consecutivo, poca ma tutta quella possibile, rimessa molto lunga a cercare Aliu, c'è un abbraccio in area di rigore, la palla fuori per Gatto, la conclusione del gol, raddoppiato Gatto con un collo esterno di rara potenza e precisione, Corassaniti non l'ha vista partire, ma anche Marco se l'avesse vista partire non ci sarebbe arrivato, golasso di Gatto. Sì, un golasso, una conclusione potentissima, una conclusione tra l'altro molto molto precisa, ma Trento che sicuramente potrebbe... Attenzione, palla in area di rigore, c'è la conclusione, il grande intervento di Cazzaro e poi c'è un altro rebound, mischia in area di rigore per Malagò, palla sul mancino, serve il piazzamento dei compagni, giocata morbida in avanti, non si alza la bandierina, c'è il tentativo di girata di Moscatelli, batte la punizione Gatto, palla tagliata, il colpo di testa, la spizzata, il gol, si alza la bandierina però, si alza la bandierina da parte dell'assistente arbitrale, vede Carli prova a incuniarsi in area di rigore, va a terra dopo, a noi ci è sembrato un tuffo olimpico, un assembramento all'altezza del primo palo, palla tagliata sul secondo, c'è una caduta e c'è il fallo fischiato da lì, il nostro presidente qua davanti che ci ha fatto vedere che mancano 5 minuti, avevamo il cronometro, però attenzione adesso, palla in rigore, il tentativo di pallonetto da parte di Aliu, tentativo di pallonetto che finisce a lato, però conto di questa cosa, la battuta di Malagò, palla morbida, esce Cazzaro, va più alto di tutti, formazione di casa per l'indicazione del recupero, nel frattempo Tinazzi va in proiezione offensiva completamente da solo e alla fine mette una grande pressione, palla per Aliu, Aliu poi cerca la conclusione, è ancora Dionisi, 1, 2 e 3 e finisce 2-0 al Boscherai, il Trento espugna il campo di Pedavena, conquista il 17esimo risultato utile consecutivo.